Irrigidire l'albero usando la D2 in un classico albero con due crocette e crocette acquartierate. Diciamo che ci sono, c'è tutta una scuola di regolazioni di vari tipi. Diciamo, la regolazione classica prevede che la D2, cioè la diagonale che va dalla estremità della prima crocetta alla radice della seconda crocetta, se così vogliamo dire, che Esatto. parlano di vista, prevede che questa sarte sia sostanzialmente appena puntata. Esatto. E invece, ovviamente, l'altra diagonale, cioè quella bassa, se consideriamo come verticale la terza diagonale, che è quella più alta, appunto la diagonale bassa invece deve essere abbastanza tirata relativamente, diciamo, non come le verticali, però abbastanza tirata perché l'idea sarebbe quella che appunto la diagonale bassa fissa un po' l'albero nella sua parte bassa, cioè aiuta a mantenere la parte più bassa dell'albero più stabile possibile. E invece la parte alta sia a diciamo, forma controllata, ma non eccessivamente tirata, cioè non eccessivamente diciamo, castigata, non saprei come Esatto, dire. perché c'è grande differenza intanto tra rendere rigida la parte bassa e rendere rigida la parte più alta, ha una grossa differenza di comportamento della barca quando poi dopo si tratta di scaricare, no? Cioè, quindi Esatto. se devi scaricare, se hai a che fare con diciamo un'attrezzatura troppo rigida, diventa poi difficile utilizzare il materasso in modo tale, ad esempio, ad avere una forma veramente piatta, cioè devi dare tantissimo materasso e il rischio è che l'albero risponda prima nella parte bassa che nella parte alta, invece quello che tu Esatto. vorresti in realtà più che altro appiattire la parte alta, che è quella che o addirittura va a sventare oppure che comunque tende a farti sbandare troppo, no? Quindi se hai bella piatta sicuramente sbanda meno e ti consente comunque di tenere, avere di base due barche gemelle. Se io ho una parte alta completamente piatta o quasi completamente piatta, quindi con un camber molto molto scarso, l'altro invece è molto pieno, quello lì dovrà far sventare, sbattere molto prima di me. Ecco, Esatto. questo di sicuro. Quindi quello che cerchi è quello di ritardare il momento in cui deve sbattere, quindi fare drag il più possibile, Esatto, esattamente. E ovviamente se noi scarichiamo la parte alta della randa, abbassiamo in sostanza il centro velico e il centro di spinta, diciamo, delle vele, per cui appunto abbiamo meno sbandamento, più che più raddrizzamento. certo. Quindi in generale, diciamo, anche se la curva dell'albero non deve essere eccessivamente diciamo, proiettata solo nella parte alta, cioè non deve avere la sua massima curva eccessivamente nella parte alta, deve essere abbastanza bilanciata, quindi deve essere una curva abbastanza continua, però deve essere lievemente top loaded, quindi lievemente diciamo sopra la metà, ecco, il massimo deve tendere ad essere sopra la metà, soprattutto nella parte più bassa dal punto di vista dinamico, perché dal punto di vista statico è una cosa, ma dal punto di vista dinamico è un'altra, e dal punto di vista dinamico nella parte bassa deve essere in generale molto più solido, quindi deve muoversi molto di meno. La ragione del fatto che debba esserci un pochino più di giro d'albero nella parte alta della randa è che se tu esageri, se tu ne metti troppo, cioè comunque l'albero, la forma della vela intanto diventa ingestibile con aria leggera, per cui devi iniziare dal materasso già con aria leggera, che non è buona cosa, perché poi dopo tiri o stravi prua, in questi armi qua tiri o stravi prua, per cui poi non hai versatilità sulla forma invece da veri prua e quindi non ti funziona nulla, ecco, Esatto. fondamentalmente. Se invece hai troppa poca forma, non è che poi diciamo il materasso più che essere tutto mollato, non può essere, e quindi non ti funziona. Il problema dell'influenza del giro d'albero sulla forma della vela è che dove c'è una lunghezza di corda di vela inferiore, ovviamente tu hai molta più sensibilità della vela a quel tipo di grandezza lì, no? Quindi Esatto. quel giro d'albero che hai in quella posizione della vela dove la punta è stretta, proprio per semplificare al massimo, chiaramente te la rende estremamente sensibile. Quindi se fai un eccessivo giro, ripeto, diventa ingestibile, ti vengono dei camber esageratamente alti. Se Esatto. invece ne fai troppo poco, il problema è che appena tocchi il back spezza la randa e quindi non funziona, perché poi lo strano non l'hai teso nel frattempo, quindi ci deve essere il giusto mezzo. In tutto ciò, diciamo, a volte per correggere una vela che non è sufficientemente top loaded, appunto,
nel suo giro d'albero, poiché in generale è un giro d'albero troppo scarso, alcuni utilizzano una regolazione della D2 molto aggressiva, cioè quindi una D2 che oltre a tenere l'albero trasversalmente, che è quello che di solito fai, no? Esatto. Regolazione con vento medio, medio leggero, ti metti lì la barca carica, devi vedere l'albero che fa una leggerissima caduta in corrispondenza a D2, in modo tale che poi con aria leggera queste cose si traducano nel fatto che il palo sostanzialmente sia completamente dritto, cioè al netto di questa piccola S sia completamente dritto, e che poi dopo invece, quando poi metti in funzione tutto, carichi tutto, quel punto lì rimanga sempre sotto controllo e quindi inizia a spennare, ma inizia a spennare in maniera controllata. Se invece tu cazzi la D2 in maniera importante, quello che hai è sicuramente un albero che visivamente addirittura ti rimonta a livello della D2 e quindi tende già ad avere un comportamento spennante con l'aria leggera, che è una cosa molto poco desiderabile, perché un po' perché non è quello che vorresti, che ti smagrisce la vela e non è quello che vorresti. In secondo luogo, utilizzi l'elasticità dell'albero in maniera scorretta, cioè l'albero tende a pompare per la sua stessa flessibilità del tubo, tende a essere più stabile, paradossalmente tende ad Esatto. essere più stabile. Esatto, ovviamente questa è appunto una cosa che si fa, è una cosa che in realtà diciamo è ammissibile da alcuni tipi di armo molto particolari. È ammissibile, se vogliamo, tirare molto le D2 per controllare la flessione, diciamo, la flessione avanti dietro, se abbiamo un albero, per esempio, estremamente morbido, no? Ci Esatto. sono il tipico esempio è il FAR 40, che è una barca che è proprio costruita con un albero estremamente mollo, per cui è necessario usare tutti i mezzi possibili, diciamo, per riuscire a tenerlo vagamente, diciamo, Sotto dritto, sotto controllo. controllo. A parte queste eccezioni, per il resto le diagonali devono solo servire a controllare il movimento trasversale, per cui una volta che il movimento trasversale, la curva trasversale dell'albero è sotto controllo, bisogna smettere di tirarlo, diciamo. È tutto quello che si fa di più sulle D2, diciamo, ovviamente. È una cosa che poi va a influenzare male anche tutto il resto dell'anno, perché appunto scarichiamo invece la parte più alta delle verticali, la scarichiamo e quindi andiamo appunto a mettere in molle, diciamo, l'albero, per cui le verticali, non, avendo, diciamo, un aiuto da parte delle diagonali, tendono ad allungarsi di più e quindi insomma, fanno andare l'albero un po' dove vuole lui e non dove vogliamo. Esatto, bisogna sempre tenere presente appunto la relazione tra diagonale e verticale, che quella non deve essere mai, se la diagonale prevarica la verticale, non è una buona cosa. È una cosa che spesso ho visto succedere e non è assolutamente una buona cosa. Cioè, di solito il rendimento è molto molto scarso e si rischia anzi di avere dei problemi anche strutturali, devo dire. Quindi bisogna stare molto attenti. La classica regola sulle barche medio, medio piccole, medio, medio piccole, alla fine li tiri quasi a mano, riesci a tirare quasi a mano in diagonale 2 per una regolazione normale. Invece, ripeto, su barche tipo il FAR 40, eccetera, invece devi andare un po' più deciso. Esatto. Va bene, ciao, buona giornata. Ciao ciao.